Venditalia 2014, altro stand, altro amico, altre grandi novità. Siamo alla BILT, la cultura dell'acqua, e siamo con Luigi Ture, che è il suo Deus Ex Machina, direttore commerciale, ma anche grande ideatore di tutte quelle che sono state le micro invenzioni che si sono rivelate macro invenzioni degli ultimi anni. Luigi, il tuo nome e il tuo cognome l'ho detto più volte agli amici di Vending TV, quindi non ti ripresento. Ripresentati tu e di pure che cosa presentate oggi a Venditalia 2014. Allora, buongiorno a tutti e agli amici di Vending TV innanzitutto. Questa fiera abbiamo presentato una serie di novità, alcune leggere, nel senso che vanno nel senso del vogliono dare l'idea di quanto l'azienda sia vicina ai propri clienti e quanto li ascolti, cercando anche di risolvere problematiche che possono sembrare poco importanti, ma che poi si traducono nella vita di tutti i giorni, nel confronto col DA e col cliente e in questioni importanti. Di fatto, scusami se ti interrompo, una delle vostre principali caratteristiche è proprio quella di prestare ascolto al cliente e alle esigenze del mercato per poi riuscire a sviluppare attraverso studi di mesi e mesi e mesi delle soluzioni innovative e efficienti ed economiche. Assolutamente. La prima, ad esempio, la prima di cui vi voglio parlare è una cartuccia per addolcire l'acqua, quindi per le macchine per il settore OCS, una cartuccia che in realtà mi è stata chiesta veramente a gran voce da un sacco di operatori per tutte quelle macchine da caffè, da casa o da ufficio che anziché avere la vaschetta dell'acqua hanno la possibilità, anzi l'indicazione di mettere la bottiglia. Ecco, diciamo per esempio come in questo caso, eccola qui. Questo è un sistema che va all'interno della bottiglia, è molto sottile ovviamente, quindi non avrà una grandissima capacità di scambio, ma andrà a risolvere comunque un problema laddove oggi non c'è alcuna soluzione possibile, perché molti non sanno che l'acqua in bottiglia non vuol dire senza calcare, vuol dire soltanto acqua di fonte. Quindi molte volte capita che l'acqua in bottiglia abbia invece molto più calcare che l'acquedotto e la macchina ovviamente ne risente e con essa anche i miei clienti. Per cui abbiamo deciso di porre termine e soluzione a questa cosa con questo articolo che si chiama EcoB ed è l'ultimo nato negli addolcitori, diciamo, della nostra linea. Ma qui a Venditalia 2014 non avete presentato solo l'EcoB, che di fatto rivoluziona e aiuta il lavoro dei gestori che hanno come dalla loro una bottiglia d'acqua piuttosto che un semplice serbatoio. Quali sono le altre novità presentate qui a Venditalia, Luigi? Abbiamo presentato il Bigro, che è un sistema attraverso il quale noi vorremmo risolvere o comunque attenuare la problematica del blocco dei solubili, delle polveri solubili all'interno del distributore automatico. Ecco, qual è il problema che generalmente hanno i distributori automatici? Abbiamo notato che con la visita dei vari clienti che si sono succedute in questi 4 giorni abbiamo problematiche diverse a seconda delle varie parti d'Italia. A volte lo zucchero che si blocca, a volte il tè, a volte la cioccolata oppure il latte. E voi quale soluzione avete proposto? Noi abbiamo pensato ad una soluzione che andasse ovviamente nel senso di un materiale igroscopico che assorbisse l'umidità e l'acqua. Da qui la parola costituita dalla B e poi dall'altra parte igroscopico. Abbiamo utilizzato un sacchetto come quelli che noi facciamo per l'Oscar, di cui ormai tutti sanno che cos'è. E all'interno c'è della carta, ovviamente ricavata come si vede, come si vince, insomma, da scarti di carta da giornale, ma non fatti da noi, qui parliamo di carta da cartiera, che viene lavorata, viene depiombata, viene chimicamente lavorata, trafilata
per renderla igroscopica, cioè per renderla molto più sensibile all'assorbimento del vaporacqueo e dell'umidità. E con questa presentazione vorremmo cercare di andare nel senso di quello che ci è stato espresso dai gestori fino ad oggi, e cioè di una soluzione economica, ovviamente, perché altrimenti le soluzioni costose già ci sono e sono fornite dai costruttori delle macchine, per risolvere questa problematica, che è una problematica seria, perché blocca il distributore e ovviamente genera la chiamata tecnica. E ancora, altra novità che ha sorpreso un po' anche noi quando l'abbiamo vista è questa qui, descrivila. Dunque, questo qui non è altro che, l'abbiamo chiamato BAG, B-A-G, perché non è altro che il granulo argentizzato con cui noi soffiamo le taniche argentizzate. Diciamo anzitutto quali sono le caratteristiche peculiari dell'argento all'interno del polietilene con cui viene poi soffiata la tanica. Ecco, va detto innanzitutto che in questo caso l'argento non viene ceduto all'acqua, l'argento è nella plastica e svolge la sua funzione battericida per contatto, per differenza di carica elettrica fra l'argento e il batterio, per cui questo spiega come l'acqua all'interno di una tanica, al centro della tanica, quindi non a contatto con le pareti della stessa, risulti eliminato al pari di quelli attaccati, ovviamente. Questo per chi non riesce a comprendere come la tanica possa funzionare. Ecco, ma le certificazioni di cui siamo in possesso dimostrano che la tanica è in grado di uccidere qualunque tipo di carica batterica e di non farla formare al momento per al massimo 3 anni. Il granulo altro non è che il materiale con cui noi facciamo la tanica. E ci è venuto in mente che avevamo una soluzione, una possibile soluzione ai problemi che esistono nel vending quasi sotto il naso, e non ce ne eravamo accorti. Questo articolo quest'anno è stato presentato in veste di, non posso dire sanificatore, perché sanificare si usa dopo che si è in qualche modo sporcato. In questo caso mettere il sacchetto nella vasca di raccolta di una colonnina per boccioni garantisce che l'acqua del boccione rimanga sterile, cosa che oggi non può essere, perché nel momento in cui noi versiamo il boccione nella colonnina entra l'aria, entrano i batteri, e se poi il boccione non viene consumato nell'arco di una settimana si possono avere dei problemi. E quindi questo crediamo sia una soluzione abbastanza efficace ed economica, che non comporti l'inserimento di lampade a raggi UV o di altre sostanze costose. Questo è un sacchetto che ha una durata di 3 anni, si mette nel boccione e risolve egregiamente qualsiasi tipo di problematica. Ebbene, diciamo che già così sarebbe un grosso risultato, perché di fatto sono 3 soluzioni assolutamente impegnative in termini produttivi, in termini di sviluppo. Ma nel frattempo tu hai presentato anche altro. Che cosa? Ho presentato questa cartuccia, che altro non è che il nostro primo stampo con cui la Bilt è nata, completamente rivisitato ovviamente, che tiene conto sia dell'impatto ambientale, perché il bicchiere è fatto totalmente in plastica riciclata e il colore rimanda facilmente alle nostre testate, quindi si capisce da dove, qual è la plastica riciclata. La testa invece, che è l'elemento più debole di un qualsiasi filtro e che deve essere invece molto più resistente, è fatta in polipropilene caricato vetro, è stata completamente riprogettata e ridisegnata in maniera tale da resistere a qualsiasi tipo di condizione d'uso. Qual è la particolarità di questa cartuccia, che è più piccola delle altre? Che è una cartuccia rivolta al settore e alle macchine basso performanti, quelle che purtroppo, ahimè, di questi tempi si riescono a installare, visto il calo generalizzato di imprese, quindi di clienti per i miei clienti, oltre che di consumi. Per cui si è voluto pensare ad una cartuccia che fosse ancora più economica della nostra cartuccia entry level,
e abbiamo coniato questa espressione, questo nome X2550S, che è un nome evocativo, nel senso che i miei competitor sono Brita e Water & More, e quindi loro hanno una vasta gamma di prodotti che va dalla più piccola cartuccia alla più vasta. A noi mancava la parte finale e quindi ho dedicato a loro questa cartuccia, perché è dedicata alla serie X ed S di Water & More e 2550 di Brita. Voglio, con questo messaggio voglio dire, ci siamo anche noi in quell'ambito di utenza e vogliamo dire la nostra. Il prezzo di listino è fissato a 21 euro secondo una precisa scala sconti, e buon mercato a tutti. Beh, insomma, un prezzo aggressivo, una quantità di prodotti, una proposta direi aggressiva, perché sono tante le proposte. In genere le aziende presentano un solo prodotto, viceversa in questo caso ci sono più prodotti e più soluzioni da destinare ai gestori. Luigi, io avevo sentito parlare anche di una soluzione da abbinare poi ai gestori per andare a depurare l'acqua degli impianti domestici, però tu prima mi hai detto no, siamo pronti, ma sono talmente tante le novità che preferiamo presentarla fra qualche mese, perché sarà una soluzione davvero innovativa e avvolgente per i gestori, tutti i tipi di gestori, che di fatto andranno a fare ad arricchire il proprio business anche completando la gamma di prodotti e servizi offerti. Noi naturalmente vi terremo informati attraverso le telecamere di Vending TV, gli schermi di vendingnews.it e naturalmente la carta stampata, la versione cartacea di Vending News, la nostra rivista bimestrale. E allora salutiamo tutti gli amici di vendingtv.it, che possono andare sul vostro sito www.builtsas.com per andare a guardare tutta la gamma dei prodotti e avere magari dei contatti con la vostra azienda. Arrivederci a tutti. Grazie Luigi, grazie a te, buon B per le prossime settimane. Ormai B è una costante nei prodotti della Built. Noi vi abbiamo scritto attraverso un'intervista realizzata sulla rivista Vending News di questo mese, distribuita qui in fiera, che cosa significa questa B. Non lo sveliamo in questa intervista, affinché voi possiate andare a leggerla sul nostro sito vendingnews.it. Per il momento è tutto. Luigi Ture della Built vi saluta, Fabio Russo continua.